Pazza Inter che si ferma a 7 vittorie consecutive, all'ottava fatica, rimane sconfitta a Lecce 1-0 grazie a alle grandi parate del portiere del Lecce, Benassi, superstar, che ha fatto almeno 3 parate determinanti, e gol di Giacomazzi, e il Lecce strappa il risultato pieno, e l'Inter, pazza Inter, che dopo 7 vittorie consecutive va a perdere sul campo del Lecce, che comunque non è tra le prime squadre in Italia. E Ranieri cerca di arrampicarsi un po' sui vetri e già parla di obiettivo terzo posto, perché comunque dice l'Udinese è vicina, anche perché la Juventus ormai ha preso il via, ha preso il volo quasi, e il Milan, insomma, non cercherà di non mollare, se non proprio di superare la Juventus. Il campionato è ancora lungo, per l'amor di Dio, mancano tante partite, mi sembra 33 partite, questa è la prima di ritorno. L'Inter potrà dimostrare tutto il suo valore, e fatto sta che, insomma, Ranieri quindi parla di terzo posto, e l'Inter ha nel tabellino fatto 6 tiri in porta, 9 tiri fuori, 7 tiri respinti, quindi 3 parate determinanti del portiere, addirittura 96,49%, dice la Gazzetta, di vantaggio territoriale, e 63% di possesso palla. Quindi un Inter che si è innervosita, che ha avuto dei gol annullati, e quindi contro un Lecce chiuso. Sappiamo che Ranieri gioca soprattutto in contropiede, nelle proprie squadre, quindi già pure lui non è che fa un calcio spettacolo di altissimo livello, contro squadre che si chiudono e che lottano sui centimetri, si trova in difficoltà. E infatti ci è rimasto secco qui a Lecce, insomma, io sto a metà strada tra Milano e Lecce, perché comunque sto a Roma. E quindi sconfitta dell'Inter, che vede le prime della classifica allontanarsi, soprattutto Juventus. La Lazio ha vinto, ma l'Udinese ha perso, quindi insomma rimane nella zona. Vediamo cosa succede.